donne, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Seguire i ragazzi con i temi della passione, insieme ai chirichetti, poi ci sarà Cataldo ed Emilio con il crocifisso, il parroco, le donne che porteranno le lampade, 5 a destra e 5 a sinistra, e la Madonna è dietro la Madonna, non al lato, dietro la Madonna, a seguire tutto il popolo santo di Dio. Poi ci incontreremo con il Gesù morto, che si metterà davanti al prete, e tra il sacerdote ci starà avanti il Signore Gesù nella bara e subito dopo la Madre di Dio addolorata. Mi raccomando di mantenere un clima di preghiera e di silenzio, non facciamo una passeggiata, contempliamo il dolore e la passione di Gesù e della Vergine Maria addolorata. Facciamo un canto e ci disponiamo nella preghiera. Se parte espulso
diciamo. Nostre iniquità. Lo vestiario della vita incastriamo spesso nella sofferenza e nella difficoltà che mettono alla prova la nostra fede nel Signore. Gesù si rialza dopo ogni caduta, vuole portare a compimento il suo progetto di redenzione e salvezza. Lo sia anche noi. Dopo ogni caduta, cerchiamo l'aiuto dei fratelli nella comunità per riprendere il cammino verso la risurrezione. Preghiamo insieme, diciamo, aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. Aiutaci ad essere fedeli a te, Signore. La nostra relazione ha bisogno di fedeltà per portare... Ti conforti del sangue che versi, tutti i cuori piagati di spine, chiamerai prigioniero di amore, tutti i cuori piagati di spine, chiamerai prigioniero di amore. Rechi conforto, si levi dalla fronte del mesto, Signore, sopra tutte corolle di fiori, una goccia di sangue brillò, sopra tutte corolle di fiori, una goccia di sangue brillò. Piagato, trascinando, portava la croce, poi la ferra la prende, la bacia e le disse: con me sto buon cuore. La ferra la prende, la bacia e le disse: con me sto buon cuore. L'altro invece lo pregava: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Il supplizio della croce era riservato ai maledetti da Dio e dagli uomini, quelli che nessuno voleva. Gesù esce dal mondo da straniero come vi è entrato, una condizione che gli ha permesso di farsi compagno di strada con chiunque, in qualunque luogo. Ma come aveva predetto, ora attira a sé ogni uomo e donna, indicando come meta finale il regno della vita.
preghiamo insieme, diciamo: ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, la tua è sempre una chiamata alla vita e all'amore. Prendi il nostro cuore docile alla tua parola, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, donaci la speranza, perché non ci lasciamo mai prendere dallo sconforto di fronte alla morte, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, chiamaci ancora a non condannare nessuno e a essere testimoni del tuo perdono, preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Signore, dona a chi come te è inchiodato sulla croce della sofferenza il tuo santo conforto. Rendici instancabili nelle premure e degni compagni di viaggio di quanti percorrono le strade del dolore e della malattia, per Cristo nostro Signore. Amen. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Sarebbe il caso almeno in questa stazione di fare assoluto silenzio, visto che Gesù per noi ha sofferto la morte in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Sulla croce, nel sacrificio di Cristo, si ritrovano Dio e l'umanità per riconciliarsi. Le braccia del Figlio sono spalancate al mondo intero. Da quel momento in poi la salvezza è offerta al mondo intero e tutte le strade non possono che terminare in quell'abbraccio. Comunicarci un messaggio di amore, un messaggio di speranza. Lo dicevo durante l'azione liturgica di questo pomeriggio, ho visto molte donne, ma anche molti uomini emozionati all'azione liturgica di questo pomeriggio, soprattutto in un momento particolare, proprio come in questo momento. La madre che guarda il figlio che guarda la madre, due sguardi intensi che si incrociano e soprattutto si dicono l'uno all'altra: noi amiamo questa umanità, noi crediamo in questa umanità, noi appunto vogliamo il bene di questa umanità. Noi non sempre rispondiamo a questo invito, a questo messaggio di amore e di speranza. Tante volte lo abbiamo ascoltato anche nelle riflessioni di questa Via Crucis, siamo distratti da tante cose, siamo distratti da tante così mode e dimentichiamo la cosa più importante, la cosa più bella di questo mondo e di questa vita, l'importanza della fede. Vedete, Cristo ha dato la vita per noi. Maria insieme a Cristo non è stata crocifissa in croce, ma il suo cuore ha sperimentato profondamente la passione del suo figlio. E il cuore di questa donna, il cuore di questo figlio, l'amato di Dio, battono all'unisono per noi e ci dicono questa sera con forza, con grande, soprattutto timbro di voce: il nostro amore per voi, il nostro amore per l'umanità è incommensurabile, è grande, non si arrende di fronte alla morte, non si arrende di fronte alle difficoltà, non si arrende di fronte al peccato. Ora l'amore di Maria, l'amore di Gesù per noi è straordinariamente grande. Vogliamo questa sera, in un giorno di lutto, in un giorno di dolore, ma in un giorno aperto alla speranza, manda qualche ora alla mezzanotte, all'alba del nuovo giorno, quando Maria, recatasi al sepolcro in compagnia
dei due discepoli Pietro e Giovanni trovano il sepolcro vuoto, la vita che va oltre la morte, la vita che va oltre la forza del peccato, del masso di pietra che chiudeva l'ingresso del sepolcro di Gesù, è stato ribaltato non dalla forza degli uomini, dalla forza dell'amore di Dio per noi. Gloria a Maria, questa sera, nel profondo del nostro cuore, a Gesù, insieme diciamo grazie, grazie per questo amore, soprattutto chiediamogli, non soltanto questa sera, ma da questa sera per tutte le sere che abbiamo come dono di vita da parte sua, diciamo grazie e chiediamogli di conformare il nostro cuore al loro cuore, il nostro amore al loro amore, la nostra pace alla loro pace. Solo così ci diremo che saremo perfettamente cristiani, solo così ci diremo che questa sera abbiamo vissuto il Venerdì Santo. Il Venerdì Santo non è la processione del Gesù morto e di Maria addolorata, certo, è importante, è fondamentale. Si raccoglie qui la nostra tradizione, si raccoglie qui la nostra fede. Il Venerdì Santo è importante perché Cristo e Maria ci dicono che l'amore vince l'odio, che il perdono ottiene la pace e soprattutto che la verità, come ci fa gridare San Paolo, ci farà liberi. Con questo spirito e con questa fede, nella grazia dello Spirito Santo, nella passione di nostro Signore Gesù Cristo e per il dolore materno di Maria, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pasqua non finisce questa sera, domani alla messa della veglia pasquale siamo tutti invitati come questa sera ad essere presenti. Pasqua non finisce il Venerdì Santo, come l'ultima parola di Dio non è il Venerdì Santo, non è la morte, non è il dolore di Maria. Pasqua è l'invito che ci viene rivolto anche a noi domani di essere presenti, di pregare e soprattutto di sperare vivamente che dove il Signore è risorto nel cospetto di Dio, nell'eternità del cielo, saremo anche noi. Allora non vi auguro questa sera buona Pasqua, lo farò domani, perché domani, vigilia, veglia pasquale, è il giorno in cui tutti i cristiani si fanno l'augurio, un augurio di una vita nuova in Cristo, di una vita nuova nella fede, di una vita nuova nella speranza. Se il maestro della banda è in giro e mi sente, facciamo una bella marcia con l'ingresso delle statue nella chiesa e poi potete passare a venerare e salutare la Vergine Maria e il Gesù morto. Buona serata a tutti. Grazie.